Jingle bell! Amici, ciao bellini, come va? Tutto bene? Sono un pochino impaurito da questi fantastici fenicotteri. Allora, puntata stranamente natalizia, dopo natalizia, post natalizia, come può essere, non si sa. Quali sono i regali più belli che vi hanno fatto? E quelli che passeranno inosservati? E invece quelli più brutti? Bene, oggi sono qui per stilare la mia classifica personale. Ovviamente questa sarà la mia, ma anche voi dovete scrivermi. Ve l'ho chiesto anche già su Facebook e su Instagram. Ho detto, scrivetemi quali sono i regali più brutti che avete ricevuto. Qualcuno di voi mi ha scritto, qualcuno di voi invece ha scritto delle sciocchezze, come sempre, perché non mi prendete mai sul serio. Ma partiamo subito, perché c'ho il regalo più bello che lo lascio da ultimo, che è veramente un regalo bello, stratosferico, che in tutta la mia vita non ho mai avuto. E Babbo Natale me l'ha portato quest'anno. Babbo Natale esiste, cioè non è che dovete... Come no? Ma Babbo Natale esiste alla grande. Se si crede ai politici, si può credere anche a Babbo Natale, no? Scusate. Allora, partiamo subito con il regalo che passa inosservato. Perché poi il più brutto e più bello. Allora, il regalo che passa sicuramente inosservato è la sciarpa. Cioè, questa sciarpa qui è bellina, ok? Anche di marca, Covery. Quindi, insomma, accidenti. Una sciarpa di marca che però passerà sicuramente inosservata. Perché tra qualche settimana, quando mi diranno bella sta sciarpa, che te l'ha regalata? Dico bene, poi... Le sciarpe, guanti, o quanti guanti ci regalano? Bisognerebbe essere un mille mani invece di essere un mille piedi. Sciarpe, o quanti colli ci sa? Adesso ha un collo solo, ci sa 90 miliardi di sciarpe. O maglie, ma perché maglioni? Madonna, ma quanti maglioni ci regalano? Quanto si deve campare? 2000 anni per finire tutti sti maglioni e cappelli, i cappelli. C'ho una testa, vedi, c'ho una testina a pinolo e basta. Quanti cappelli mi regalate? A voi quanti ve ne regalano? Va bene, insomma, questo era il regalo boh. Questo è il regalo boh. Ora passiamo al regalo veramente brutto. È talmente agghiacciante che l'abbiamo lasciato nella sua carta originale. Io ve lo apro dinanzi a voi perché fa veramente recere, fa veramente schifo. Questo qui, guardate che bel regalo. Lo sapete che lei non avete neanche capito? Avete capito che cos'è? No, ve lo dico. È un segnaposti. Cioè praticamente ognuno lo mette quando è a pranzo, a desinare, alla cena di Natale, non lo so. Ognuno lo mette al suo posto oppure al suo bicchiere. Questo viene messo dentro al culacciolo di ogni bicchiere, se sono flutte o roba varia. Ognuno mette il suo segnaposto, vedete? Ma perché voi mi fate dei regali di merda così? Ma mi merito tutto questo dolore io? A voi che regali di merda? Ditemelo che regali di merda vanno fatto. Comunque, ora si rimette dentro perché fa talmente schifo che l'anno prossimo lo voglio regalare a qualcuno che mi va male. Lo rimetto dentro così, ok? E adesso... si butta lì che fa veramente schifo al maiale. È arrivato il momento più bello, più propizio, quello che tanto aspettavo da tanti anni, da più di 40 anni aspettavo questo momento. Vado a prenderlo, aspettate. Eccola qui, guardate che bello. Guardate che bella la batteria elettronica, vera, la vedete? Oddio, questa è la batteria elettronica che Babbo Natale mi ha regalato, che in realtà me l'ha regalato la mia signora, quella che mi ama tanto. Mi ha regalato la batteria elettronica. Divento meglio di Phil Collins. No, sordo come Phil Collins, cioè bravo come Phil Collins. Divento meglio, divento un grandissimo batterista. Mi prenderanno nei Metallica, nei Foo Fighters se voglio andare, va bene? Rock and roll, che fa ora, l'apro? No, va bene. La vedrò nella prossima puntata. Mi raccomando, qui sotto scrivete che regali di merda vanno fatto, attivate la campanellina, almeno vi arriva subito la notifica della nuova puntata, e vi ringrazio e vi saluto con la tromba e con l'imbuto. Buon montalla, ciao!